nostro candidato sindaco Franco Santoro. Grazie. Questa sera è una serata particolare. È una serata particolare perché questo paese, queste persone, questi lavoratori, queste donne, la gente semplice, comune di Santa Margherita è chiamata ad eleggere un suo rappresentante che è colui che è sempre stato vicino, che sente vicino la gente, che non tradirà mai questa gente. Santa Margherita questa sera presenta e noi ci presentiamo a questo popolo, a questa gente, a questi lavoratori. Per che cosa? Per una cosa semplice. Per dare speranza, per dare futuro, per dare prospettiva, per creare lavoro, per creare quelle condizioni che devono fare crescere Santa Margherita. Cosa vogliamo fare? Noi vogliamo fare cose semplici. Siamo gente semplice, siamo gente comune, siamo gente che sorride, siamo gente che vuole dare speranza, vuole dare futuro, vuole dare prospettiva a questo paese, vuole creare un'alternativa, un modo di gestire la cosa pubblica, in senso positivo, in senso partecipato. A che cosa siamo arrivati? Perché siamo qua in questa piazza? Non è che siamo qua in questa piazza per spenderci, per diventare belle, per essere soggetti, sa che è di quale importanza. Siamo in questa piazza per assumerci una responsabilità, un impegno, che è quello di dare a Santa Margherita prospettiva, futuro, lavoro, serenità. Questo è il nostro lavoro. Su questo noi stiamo lavorando, su questo ci stiamo spendendo. Su questo abbiamo fondato il nostro senso di appartenenza, su questo abbiamo lavorato per fare un patto. Che patto abbiamo fatto? Che patto vogliamo fare? Quale patto interessa questa aggregazione? Il patto per dare risposte, per dare certezza, per dare a Santa Margherita la possibilità di avere un futuro. E il patto è un patto politico, basato su tre gambe. La prima è l'onestà, la seconda è il senso di responsabilità, la terza è la partecipazione alla cosa pubblica di tutta Santa Margherita, perché non esiste un'amministrazione che possa avere l'arroganza di chiudersi nella casa comune per discutere di che cosa, per senza che sentire le esigenze dei cittadini. E noi su questo punteremo sull'esigenza di molte famiglie che in questo paese soffrono la situazione economica, che in questo paese hanno problemi occupazionali. Sosterremo i giovani, parleremo di futuro, parleremo di una proposta che sia una proposta credibile. E su questa proposta e su queste tre gambe abbiamo creato questa aggregazione, un'aggregazione politica nel senso di economia, di sviluppo e di lavoro, un'aggregazione che deve dare fiducia ai giovani, fiducia alla cittadinanza. Noi non siamo gli altri, noi siamo voi e con voi vogliamo costruire il futuro. Questi siamo noi e su queste cose ci spenderemo. Abbiamo fatto un patto politico con le forze politiche sane che noi riteniamo di questo paese, con le intelligenze di Santa Margherita. Per dare che cosa? Per dare una prospettiva, per creare condizioni in cui la gente si sente partecipe, in cui la gente sente la cosa comune come una cosa personale e non qualcosa che è lontano.
vogliamo dare un'immagine diversa. Un'immagine diversa che sia di crescita, di serenità, di prospettiva. Io parlo e parlo con una convinzione e con la ragione delle cose. Qual è la ragione? Noi oggi abbiamo un paese che soffre da una crisi profonda. Noi abbiamo un gruppo, molti giovani che non riescono a trovare occupazione. Noi abbiamo famiglie che non riesce a sopravvivere perché vive con 500 euro di pensione. Noi abbiamo il mondo bracciantile che soffre l'occupazione. Noi abbiamo un mondo del lavoro che è fermo. Mentre vediamo che altri riempiono la propria pancia. Cosa diciamo noi? Nel patto politico che noi diciamo, che abbiamo stabilito, che cosa diciamo? Diciamo che rivolgeremo grande attenzione ai problemi sociali che travagliano questo paese. I problemi sociali sono l'occupazione, sono i momenti in cui ci sono famiglie che non possono sbarcare il lunario e devono subire una pressione fiscale, devono subire delle pressioni che non riescono più a mantenere. E il fatto, cosa vuole? Il patto stabilisce un principio. E il principio è quello di creare e di dare un programma a Santa Margherita basato su tutta quella che è la situazione economica. E il patto è un patto importante. E il patto è sulla forestazione. Cosa intendiamo dire noi? Noi intendiamo dire che la forestazione è un momento importante, perché dà occupazione e dà risorse al territorio. Il patto stabilisce un altro passaggio, che è il passaggio quello dell'agricoltura. E noi su questo, che cosa vogliamo dire? Diciamo una cosa che è fondamentale. Noi abbiamo la responsabilità di caricarci addosso, che è quella di non perdere l'ultimo treno che passerà per questo nostro territorio, che è l'obiettivo 1 della Comunità Europea. Su questo noi lavoreremo per creare momento politico di sviluppo, di attrazione di risorse. Certo, per fare questo, giusto ti dico, caro Baldo, noi abbiamo fatto un discorso di carattere politico. Per fare questo ci vogliono uomini, ci vogliono impegni, ci vuole presenza, ci vogliono idee. Ci vuole tutto quel lavoro che è necessario per creare momenti aggregativi, per creare attrazione di risorse. E sull'agricoltura noi abbiamo due, tre punti sui quali noi pensiamo di spenderci. E sono il settore della zootecnia, perché chi vive di lavoro, chi vive di agricoltura, tutti qua siamo agricoltori, tutti veniamo dalla terra.